Io sono la dottoressa Ferrari, della sede di Modena. La mia collega che collabora con me ormai da un po' di tempo è la dottoressa Poli, che anche lei è della sede di Modena. Insieme abbiamo deciso di collaborare rispetto proprio a quello che è il tema della genitorialità. Quindi è già da 2 annetti quasi che proponiamo dei webinar sia per di formazione sia proprio specifici per i genitori, ok? Quindi indirizzati solamente a loro. Dopo insieme vedremo un po' il lavoro che abbiamo fatto e che stiamo svolgendo proprio in ottica di genitorialità. Allora, purtroppo in questa modalità che noi abbiamo non possiamo vedervi e facciamo fatica a interagire con voi. Ma abbiamo la possibilità della chat, quindi ci piacerebbe renderlo per quanto possibile un po' più interattivo, ok? Quindi quando volete potete o scrivere in chat o potete anche alzare la mano che vi diamo la possibilità di aprire l'audio e quindi parlare, ok? Questo potete farlo in qualsiasi momento della presentazione. Quindi per qualsiasi domanda, poi magari in fondo lasciamo un momento un po' più aperto per qualsiasi riflessione o domanda. Ma anche nel mentre sentitevi liberi comunque di interagire con noi, perché sennò ci vediamo solo io, la dottoressa Poli e Esatto, le che già ci vediamo abbastanza, quindi se volete condividere anche solo delle riflessioni o delle domande nel momento proprio anche della chiusura, lo dedichiamo proprio anche a quello, quindi ci fa soltanto piacere. Allora, questa sera insieme andremo, la dottoressa Poli ci esporrà, diciamo, la parte un po' più teorica. Sì, insieme comunque dovreste vedere le slide, rispetto a quello che è il tema della genitorialità, in particolare rivolto proprio in questo periodo, a questo periodo di Covid, okay? Che soprattutto se già ha sconvolto tutti quanti, diciamo che i genitori hanno avuto delle ripercussioni, non dico maggiori, ma diverse, cioè in aggiunta a quelle di altre persone, come vedremo. E quindi ci siamo soffermate nell'ultimo anno e mezzo proprio su questo tema, perché ci sembrava primario per l'aspetto della genitorialità. Nella seconda parte introdurremo una parte un po' più pratica rispetto a quelle che sono i nostri tipi di interventi, all'interno in particolar modo della sede di Studi Cognitivi Modena. Ovviamente in realtà nell'ultimo anno e mezzo la nostra modalità è prettamente online, quindi in realtà siamo aperti al territorio nazionale, anzi ci è capitato anche a livello internazionale, visto che diciamo che nel male la terapia Online. online, esatto, ha aiutato a raggiungere più persone possibili in realtà. Quindi insieme partiamo proprio con un po' gli aspetti più teorici e clinici di questa lettura di genitorialità. Perfetto. Allora, un pochino innanzitutto il perché siamo qua stasera, un po' l'ha già detto anche la collega, proprio perché al di là appunto di questo periodo di pandemia, comunque è importante veramente a volte soffermarsi sui genitori, si parla spesso proprio dell'età evolutiva dei propri figli e poco a volte rispetto a quelle che sono le problematiche genitoriali. Ma partire a parlare della madre e del padre, come vedete un po' di questo cerchio, è importantissimo perché c'è una grande responsabilità proprio nei confronti dei figli, in base alle nostre emozioni e i nostri figli che sono delle spugne assorbono proprio tutti i nostri stati emotivi, i nostri stati d'animo. Quindi è importante veramente non tanto a volte soffermarsi solo sulle problematiche che vediamo emergere nei nostri figli, anche se ovviamente essendo genitori abbiamo sempre le antenne alzate, puntate, però anche ragionare su, nella misura in cui abbiamo delle difficoltà personali, coniugali o proprio di relazione con il nostro figlio, partire anche nel guardarsi un pochino rispetto a questa dimensione di madre e padre.
La genitorialità è un grande, grande tema, una grande, grande tematica. Ci tenevo a riportare questa frase a cui tengo molto, nel senso che effettivamente molti genitori a volte arrivano anche in seduta dicendo: io vorrei essere un genitore, ci sono tanti genitori perfetti in giro, vorrei essere perfetto anch'io, mi sento di sbagliare sempre, c'è questa convinzione. E io proprio la prima cosa che dico è che non bisogna essere genitori perfetti, perché i genitori perfetti non esistono. Ognuno ha le proprie criticità, l'importante è essere genitori sufficientemente buoni. Che cosa significa? Significa essere un po' quello che è poi diventato anche il nostro logo, genitori efficaci, cioè attenti ai bisogni dei nostri figli. Poi gli errori che subentrano nelle tappe evolutive dei nostri figli si possono sempre riparare, cioè il bello del rapporto anche nella diade genitoriale è proprio quello di riuscire sempre a trovare un punto di ripartenza, un trampolino per sistemare anche laddove ci sono stati degli errori educativi. Quindi ci tenevo un po' a condividere con voi il fatto che non bisogna cercare di essere genitori perfetti o tantomeno aspettarsi che perfetti siano i figli, perché a volte poi c'è anche la convinzione, no, che il nostro figlio un po' deve essere perfetto, cioè questo devo che a volte rende poi difficile, no, anche la relazione. Il segreto sta nell'essere un genitore quasi perfetto, cercare di comprendere le ragioni dei propri figli, mettersi nei loro panni, costruire con loro un profondo e duraturo rapporto di comunicazione emotiva e affettiva. Solo questo scambio paritario consente di riconoscere, affrontare e risolvere i problemi che via via si presentano nella vita quotidiana della famiglia. Dalle collere, dai capricci ai terrori notturni della prima infanzia, dal rifiuto della scuola alle ribellioni adolescenziali, dalla questione della disciplina a quella delle punizioni, dalle prime esperienze, dal gioco, sino alla costruzione dell'identità del bambino. Questo proprio perché io e Cristina ci occupiamo della genitorialità a 360 gradi, quindi non soltanto di genitori di bimbi piccolini, ma anche di genitori di adolescenti, anche perché se ci pensiamo non si smette mai di essere genitori, si diventa anche, cioè si continua ad esserlo, e in ogni tappa comunque ci sono delle difficoltà che emergono, che sono sempre diverse da tappa a tappa. Quindi è veramente importante a volte andare ad affrontare quelle difficoltà per riuscire a gestire quegli stalli nelle tappe evolutive. La genitorialità quindi ha a che fare con l'accudimento, cioè con il prendersi cura e riconoscere i bisogni dei propri figli. E l'accudimento è un termine anche lì ampio come la genitorialità, nel senso che quando si parla di accudimento a volte ci viene in mente un po' l'affetto, la protezione. Ma l'accudimento è un po' anche lì un termine molto generico che comprende sia una parte di accudimento nutrizionale, quindi le esigenze fisiche e alimentari di mio figlio, sia l'accudimento materiale, quindi come strutturo il mondo fisico del bambino, come gli strutturo le sue attività extrascolastiche. L'accudimento sociale, anche perché anche lì le relazioni interpersonali passano attraverso la relazione con i genitori, i genitori figli, quindi siamo dei potenti mediatori sociali. E l'accudimento didattico, quindi come interagisce poi con l'ambiente, come interagisce con gli altri adulti, come interagisce con tutti i contesti in cui poi il bambino è inserito, perché non è inserito, ricordiamoci, soltanto nel contesto domestico, ma poi si va a interfacciare in differenti contesti, riportando ciò che poi impara all'interno delle mura domestiche. Sì, voi pensate come tutti questi aspetti siano stati messi a dura prova durante l'ultimo anno e mezzo, no? Cioè l'aspetto sociale, soprattutto all'inizio dell'anno scorso, ha avuto delle grosse problematicità anche nei bambini e nei ragazzi, quindi non solo nell'adulto, anzi forse a volte nei bambini anche di più, perché almeno l'adulto a volte poteva scappare a lavorare, il bambino manco quello, no? Quindi sicuramente sono tutti aspetti che, se già sono difficili da gestire tutti insieme in una normale di genitorialità, figuriamoci in periodo di pandemia. Per quanto riguarda le diverse funzioni della genitorialità, pensate che io qua ne ho messe soltanto alcune, cioè le più significative, nel senso che i genitori si ritrovano a dover gestire diverse funzioni, che sono l'una diversa dall'altra, quindi neanche che sono un sinonimo dell'altro, no, sono funzioni molto importanti, o poi ho messo quelle proprio più importanti, proprio per evitare poi di passare tutto il tempo a parlare delle funzioni genitoriali.
però è importante soffermarsi sulle funzioni perché ci permette anche di metterci un po' in gioco come genitori, nella misura in cui capisco che in una funzione a volte ho delle difficoltà, questo già mi permette di provare a mettermi in discussione e trovare delle strategie per andare a raffinare un pochino quel tipo di funzione. La prima è la funzione protettiva, cioè che cosa significa offrire cura adeguata ai bisogni del bambino, ed è quella che determina il legame di attaccamento, tutto un po' quello che dicevamo prima rispetto all'accudimento. Poi abbiamo la funzione affettiva, che un po' come dice il termine stesso, è quanto io genitore mi riesco a sintonizzare sui bisogni e sulle emozioni dei miei figli, quindi significa un po' vivere delle emozioni positive con il proprio bambino. La funzione regolativa è una funzione importantissima, dove effettivamente a volte ci sono situazioni di difficoltà, perché funzione regolativa significa aiutare il bambino a regolare i propri stati emotivi e a organizzare l'esperienza e le risposte comportamentali adeguate. A volte però cosa succede? A volte la funzione è iperregolativa. Cosa significa? Che il genitore dà delle risposte un po' intrusive, non permette al bambino di segnalare i suoi bisogni, non gli dà il tempo di segnalare che bisogno ha. Quindi c'è un po' questo genitore che un po' nel tempo sono stati definiti quei genitori elicottero, adesso se ne parla molto di genitori elicottero, dei genitori spazzaneve, cioè quei genitori che pensano di sapere già qual è il bisogno del proprio figlio e quindi anticipano la sua richiesta, soltanto che non permettono poi al bambino di diventare autonomo, cioè diventa un bambino che si lascia un po' trasportare da quelli che sono alla fine i bisogni del genitore, non i bisogni suoi. Poi ci può essere invece una funzione iporegolativa quando c'è una mancanza di risposte da parte del genitore, quindi quando effettivamente non c'è c'è una fatica genitoriale nel regolare le emozioni e gli stati emotivi del figlio. Oppure a volte anche una funzione regolativa non adeguata, cioè o inappropriata, cioè quando arriva in un secondo momento, il nostro figlio ci fa una richiesta, ha un bisogno e noi arriviamo un po' tardi, non siamo sincronizzati col suo bisogno, arriviamo un po' tardi con l'assecondare quel bisogno, quindi il bambino tende a rimanere disorientato. Poi c'è la funzione normativa, una funzione molto importante perché è quella delle regole, del dare un limite, che a volte anche quella è una funzione faticosa, proprio perché, questo anche proprio per darvi un po' un'idea degli stili genitoriali, un tempo c'erano tanti genitori normativi, tanti genitori autoritari, dove si davano tante regole, c'era poco spazio per l'affetto e troppo per le regole. E quindi c'era la pretesa, insomma, le punizioni, era più una situazione quasi più coercitiva. Ultimamente, negli ultimi anni, ci si è spostati un pochino più sullo stile permissivo, quindi a volte la fatica a dare delle regole, perché davanti al capriccio un pochino mi allarmo, un pochino non come genitore mi viene male a vedere mio figlio che soffre, quindi niente regola, niente punizione, e soltanto che si rischia, visto che la funzione normativa è una funzione importantissima, che questo bambino venga su proprio senza una cornice di riferimento e che quindi poi crescendo, diventando adulto, si trovi spaesato all'interno poi di un mondo che è fatto di regole, quindi un mondo sociale che è una regola dietro l'altra, come anche può essere il contesto scolastico. Sì, ovvio che a volte è più semplice lasciarsi andare, non far rispettare determinate regole, perché a volte siamo stanchi, torniamo a casa da lavoro, cioè è più semplice dire sì, vabbè, un po' fai quello che vuoi, piuttosto che soffermarci sulla regola, perché siamo umani tendenzialmente anche noi genitori, quindi talvolta è più semplice, come diceva la collega, è importante un po' la regolazione di tutti questi aspetti. Esatto, poi la funzione predittiva anche lì è una funzione molto importante, che è quella, la capacità di prevedere il raggiungimento della tappa evolutiva successiva, che è avere già l'idea di come effettivamente, quali sono i prerequisiti o comunque i requisiti che serviranno per fare un passaggio a una tappa di crescita successiva. E poi infine c'è la funzione triadica, proprio perché ci dobbiamo ricordare che non c'è soltanto la
mamma e il bambino o il papà e il bambino, ma siamo una squadra. Quindi anche nella modalità con cui io interagisco con mio figlio devo favorire il rapporto triadico, cioè cercare di far sì che ci sia sempre una condivisione, far sì che ci sia sempre comunque un rapporto dove è inserito nel contesto, nella misura in cui non ci sono fratelli, triadico, se no altrimenti anche un inserimento anche dei fratelli, proprio perché comunque c'è un riconoscimento di quello che è una famiglia e di tutto quello che è la relazione familiare, perché il rischio è che se no diventi una squadra magari mamma-figlio contro il papà, si creino delle faide familiari che a volte portano lì anche a delle rotture, dei conflitti. Per questo dicevo che appunto le funzioni della genitorialità, che sono poi quelle che vanno a definire gli stili di genitoriali, sono veramente molto importanti e a volte capita a tutti i genitori di riuscire meno in quella funzione, cioè sono molto stressato e sono molto stanco, torno a casa, è stata una giornata pesante a lavoro e magari quella sera con la funzione affettiva faccio fatica a riuscire a dare quell'affetto che nella normalità magari a mio figlio do. In quel momento non mi devo mettere in discussione come genitore e dire ecco sono un cattivo genitore, non sono un genitore adeguato, ma a volte contestualizzare, cercare di capire se questa è una costante nel rapporto con mio figlio o se questo è soltanto una tantum, cioè un qualcosa che è dovuto anche poi ai miei stati emotivi, che a volte non sono sempre allineati con quello di mio figlio. Cioè magari io torno a casa, ho un vissuto di stress e stanchezza, mio figlio invece ha avuto una giornata bellissima, perché è stato al parco tutto il giorno con i nonni ed è in uno stato emotivo diverso. Non è che io per forza devo entrare subito in risonanza col suo stato emotivo, perché sennò sono un cattivo genitore. A volte anche lì basta solo condividere col proprio bambino, sia che sia piccolo, sia che sia grande. Io dico sempre la condivisione dello stato emotivo può avvenire anche con bambini di un anno, con bambini di 5, 10, fino ai 20 anni, cioè se non di più. Cioè condividere che è stata una giornata difficile, che la mamma o il papà sono un po' stanchi e che quindi devono stare un pochino soli o che hanno bisogno di avere un po' di spazio per rilassarsi, riposarsi, fare una doccia, eccetera, eccetera. Come dicevo prima, appunto io e Cristina non lavoriamo soltanto con una fase evolutiva, quindi a volte ci dicono ma avete lavorato con bimbi prescolari o lavorate anche con gli adolescenti. Quando si parla di genitorialità lavoriamo con tutti i genitori di tutte le diverse tappe evolutive che sono differentissime l'una dall'altra, perché effettivamente i bisogni di un bambino di età prescolare sono totalmente diversi dai bisogni di un adolescente e dei vissuti che ha un adolescente, delle esperienze che ha acquisito e accumulato un adolescente. Quindi anche esempio, se io parlo di un bambino fino agli 8 anni, magari fanno fatica anche nella verbalizzazione delle emozioni, quindi anche il dialogo con mio figlio sarà completamente diverso rispetto al dialogo che avrò con un adolescente, dove la capacità di comprendere, di verbalizzare le emozioni dovrebbe essere stata acquisita nel corso delle sue esperienze, delle sue esperienze di vita. Sì, anche perché, scusa che cioè, noi di per sé, entrambe, sia io che Caterina, lavoriamo di per sé sull'adulto. Caterina invece è anche specializzata proprio nella terapia evolutiva, ok? Quindi in realtà il nostro metterci insieme a collaborare è legato alla sua esperienza con l'infanzia, l'adolescenza, l'esperienza con gli adulti, e quindi abbiamo deciso di mettere un po' insieme queste cose, no? Dove queste due esperienze sicuramente la cosa che hanno in comune è la genitorialità, ok? Come diceva Caterina, proprio a 360 gradi, quindi conoscendo sia gli aspetti dell'evoluzione, evolutivi, sia l'aspetto dell'adulto, quindi è importante che siano dei tasselli anche messi insieme, che talvolta se no sembrano slegati, cioè abbiamo o dei bambini o degli adulti, no? Cioè quando si parla di genitori si parla di tutto questo insieme. Esatto, cioè abbiamo proprio una visione totalizzante di quello che è veramente l'età evolutiva, la genitorialità o comunque anche il genitore a prescindere come persona, come individuo e non solo come genitore, quindi abbiamo veramente una visione a 360 gradi.
Riprendendo un po' il titolo, quindi tra sfide e risorse, perché? Perché le sfide sono molteplici, un po' come abbiamo detto già in questa introduzione. Nella nostra quotidianità non esiste soltanto nostro figlio, per quanto possiamo essere appunto genitori presenti, che ci occupiamo di tutti i suoi bisogni, e quindi fatichiamo magari a delegare ai nonni, a tate, a parenti, però al tempo stesso la maggior parte di noi ha un lavoro, la maggior parte di noi ha una casa da tenere, da gestire, da tenere dietro. La maggior parte di noi ha comunque è inserito in una coppia, quindi con una coppia coniugale, una coppia, una relazione che comunque va mantenuta a prescindere dal rapporto con i propri figli, che questo è un tassello importantissimo. Proprio perché a volte anche, faccio un piccolo cappello, a volte anche nella relazione con i nostri figli, col fatto che i due genitori vengono da stili genitoriali comunque potenzialmente diversi, per cui ognuno di noi ha una storia evolutiva a sé stante, quindi magari io, Caterina, ho avuto una storia evolutiva, una storia genitoriale di un certo tipo, magari con genitori permissivi, facciamo l'esempio, trovo il mio compagno con una storia evolutiva, con un'infanzia vissuta con genitori molto autoritari, quindi nella misura in cui decidiamo di avere un figlio, cosa succede? Abbiamo alle spalle una storia di vita con due stili completamente diversi, perché sono all'opposto, il permissivo e l'autoritario. Cosa succede? Bisogna negoziare, che è una parte faticosa, che quindi spesso cosa succede? Ne risente la coppia, perché a volte capitano diversi litigi. Io a mio figlio permetto di attaccare il pongo alle pareti, il mio compagno torna a casa e ovviamente cosa succede? La regola è rigida, eccetera, eccetera, e quello può portare a degli attriti e a dei diverbi. Quindi a volte è importante anche lì cercare di, quando si decide di avere un figlio, ma anche quando si ha già un figlio, soffermarsi ogni tanto a riflettere con i propri compagni, a compagno, mariti, su quanto sia importante trovare un compromesso, un punto di incontro rispetto ai propri stili, perché comunque è un qualcosa che riguarda la nostra storia di vita, la nostra storia evolutiva, ed è qualcosa che prescinde da noi, nel senso che siamo venuti su così, però al tempo stesso noi possiamo andare a fare delle piccole modifiche per far sì che la relazione di coppia e la relazione con i nostri figli non ne risentano. Abbiamo delle amicizie da coltivare che sono importantissime, perché ci permettono anche appunto di avere quell'altro o quella distrazione a volte da quelli che sono gli stress del lavoro, della casa. E l'importanza di avere anche del tempo per sé, che sia andare a fare sport, che sia andare a farsi un massaggio, quindi che sia comunque una cura personale. Tutta questa gestione ovviamente cosa porta? Porta a una stanchezza cronica, perché comunque alla fine della giornata ho dovuto gestire tante cose, quindi ho avuto un sovraccarico emotivo di un certo tipo. Stanchezza cronica quindi sia fisica, perché proprio alla fine siamo fisicamente stanchi, ma anche stanchezza mentale, emotiva. A volte questo porta a solitudine, perché ci sono volte in cui ci concediamo, poi in questo periodo di Covid è stato veramente difficile l'aspetto delle relazioni interpersonali, dello sport, eccetera, e quindi la solitudine è qualcosa che è diventata ancora più solido e concreto, nel senso che nella misura in cui io lavoro, gestisco la mia famiglia, eccetera, a volte subentra quell'emozione di solitudine dove non mi sento, alla fine della giornata mi sento di aver fatto tutti quei doveri e poco piacere per me stesso, quindi poche attività piacevoli che mi permettano poi di sentirmi inserito in un contesto sociale. Senso di inefficacia, perché come dicevo prima, ci sono dei momenti nella nostra vita di frustrazione dove effettivamente ci sentiamo di non essere efficaci nel lavoro, di non essere efficaci con i nostri figli. Questo porta rabbia, porta tristezza, porta tante emozioni, porta ansia e malinconia per la vita passata, perché ci sono dei momenti in cui dobbiamo gestire veramente tante cose. Poi al tempo dello smart working avevamo i nostri figli la casa, a volte dovevamo essere anche insegnanti, dovevamo essere amici, confidenti, perché non avevano le relazioni, eccetera, eccetera. E quindi ogni
tanto la pesantezza con cui arrivavamo a metterci a letto ci portava a dire: cavolo, ma il tempo in cui eravamo ancora solo io e il mio compagno, che c'erano quei viaggi, c'erano tanti momenti positivi, e Sì, quindi a e volte c'è poi, quella cioè, nostalgia. e questo porta poi spesso il genitore al senso di colpa anche, no? Quindi, oddio, che cosa ho pensato, no? Cioè, invece è normalissimo anche avere questo tipo di pensieri, quindi normalizziamo anche questo punto tipo di malinconia rispetto a dire, oh cavolo, cioè, com'era prima, no? Quindi è tutto nella norma. Esatto. Siamo umani, quindi ovviamente abbiamo anche bisogno di ogni tanto di sentirci, no? Di poter essere liberi di pensare anche queste cose senza il bisogno poi di colpevolizzarci. Abbiamo tante risorse che a volte dimentichiamo di avere, nel senso che a volte ci facciamo veramente prendere dallo sconforto. In questo periodo, appunto, anche a livello clinico di esperienza clinica mia di Cristina, questo è emerso molto, il fatto di sentirsi prive di quelle risorse e vedere soltanto un po' quel lato negativo o quel lato di pesantezza e di stanchezza che non permette anche di vedere un futuro, cioè vedere qualcosa che nel futuro si possa sbloccare e che possa dare effetti positivi. Invece cosa succede? Che in verità il genitore ha tanti, tanti aspetti positivi su cui ogni tanto si sofferma e che si dovrebbe provare a soffermare un po' più spesso, cioè il fatto di il senso di autoefficacia, cioè guardiamo quante cose abbiamo scritto nella parte sinistra delle nostre slide, sono tantissime e a volte riuscire a incastrare tutto, perché noi siamo supereroi e riusciamo a incastrare tutto, alla fine della giornata, per quanto sia stancante, in verità ce l'abbiamo fatta, cioè siamo stati efficaci nei nostri ruoli, anche se abbiamo avuto magari un conflitto con il nostro figlio o il conflitto col collega, comunque una giornata che abbiamo portato a casa, cioè abbiamo gestito veramente tanti aspetti che in un secondo momento, se non gestiti in quella quotidianità, perché è stata una giornata negativa, si può, come dicevo, riparare il giorno successivo. Abbiamo una realizzazione personale, perché comunque ci sono diversi ambiti in cui, anche se in un ambito che abbiamo scritto in quell'elenco non mi sento realizzato totalmente, però c'è qualcosa in cui io sono realizzata. A volte questo lo rimandiamo anche in seduta. Io ad esempio faccio sempre un po' le bolle della vita e ne metto dei cerchiolini con lavoro, casa, salute, coppie, eccetera. Ed è difficile poi effettivamente quando si fa un'analisi un po' più oggettiva mettere dei meno a tutte le bolle. A volte c'è qualche bolla che in verità funziona, che ci dà un po' quel senso, come dicevo prima, di essere efficaci in verità in quello che facciamo. A volte ci dobbiamo soffermare anche sul sentirci soddisfatti anche delle piccole cose, cioè anche il fatto di essere sopravvissuti a quella giornata di lockdown con i nostri figli in una stanza a fare la DAD, noi lì in smart working, preparare il pranzo, riuscire a portare il cane fuori, cioè tutte queste cose qui, alla fine la soddisfazione di dirsi: cavolo, però per quanto faticoso sia lo smart working, per quanto sia faticoso organizzare la DAD di mio figlio, per quanto sia faticoso preparare il pranzo con il pensiero della DAD e del lavoro, ce l'ho fatta, cioè quindi lì senso di orgoglio, cioè l'orgoglio personale di dire: ok, qualcosa funziona. E l'esperienza di amore intenso e totalizzante, che è quella esperienza che spesso appunto nella diade genitoriale, genitore figlio, anche perché se siete qua tutti stasera qui presenti è proprio perché volete saperne di più. E anche questo voler saperne di più sulla genitorialità è un'esperienza d'amore, perché vuol dire che c'è una messa in discussione, una voglia di capire, una voglia di comprendere alcuni pezzetti, capire se c'è qualcosa su cui lavorare. E anche quella, io dico sempre che già solo anche essere motivati al trattamento, motivati alla formazione, motivati al conoscere, al capire, al comprendere, è già una buonissima esperienza di amore verso anche i nostri figli, perché appunto se ci focalizziamo su di noi come genitori, ne va dei nostri figli, cioè ne risentono anche loro in termini positivi. Le conseguenze, poi le riprenderemo comunque anche un pochino dopo, sono tante, cioè nella misura in cui io mi sento di fallire all'interno della mia modalità genitoriale, ovviamente cosa emerge? Emergono, come dicevamo prima, tante emozioni negative, che sono emozioni che sono totalizzanti e che ci bloccano, perché se io inizio
ad avere quell'emozione di frustrazione, di rabbia, di ansia, tristezza, colpa all'interno del rapporto col mio figlio, quell'emozione è un po' una sabbia mobile, cioè mi blocca e non mi permette poi di tirare fuori quelle risorse che abbiamo visto prima. E come dicevo prima, è come proprio mettere delle lenti, degli occhiali scuri e vedere soltanto il brutto di quella relazione. E si rimane poi incappati in un rapporto che difficilmente cresce, quindi altamente conflittuale. Tant'è che poi a volte, se non lavoro anche su di me come genitore, quindi se non trago dei benefici, quindi rifletto su di me come persona, come individuo, il rischio è che poi, al di là di emozioni negative, anche a livello comportamentale, comportamenti che poi possono andare a inclinare i rapporti all'interno delle mura domestiche, come può essere divento più aggressivo, oppure divento controllante, voglio controllare tutto quello che fa mio figlio, gli controllo il cellulare, oppure evito, cioè, quindi piuttosto che sapere le cose a volte mi metto lì ed evito, ho questa forma di evitamento. Oppure la scarsa cura di sé, quindi inizio un pochino a prendermi meno cura anche di me stesso. E queste conseguenze, diciamo, si sono viste anche molto durante questo periodo, quest'ultimo periodo, perché molti genitori erano frustrati nel vedere la relazione con i propri figli, o vedere anche solo, penso, genitori di adolescenti, dove vedo sempre mio figlio chiuso in camera, con il cellulare in mano, frustrazione perché mi sento un papà inappropriato che non riesce a trovare delle strategie o gestire quei comportamenti di mio figlio. E poi magari dopo appunto divento controllante o divento aggressivo perché mi irrita il suo comportamento, e quindi questo crea ancora più distacco, distanza tra me e mio figlio. E lì c'è una rottura che va riparata, come dicevo prima. Ribadisco, perché è una cosa che io dico sempre che è importantissima: quando si è genitori non c'è rottura che non si può riparare, cioè se noi ci mettiamo in discussione i nostri figli sono a volte i primi che poi tengono sempre la porticina aperta, e al tempo stesso anche noi, quando i nostri figli un po' tornano sui loro passi, siamo anche i primi pronti a perdonarli. Quindi questo però è importante a volte ragionare sul fatto che se poi inizio a sentire che sto provando quel tipo di emozione, so che poi arriverò ad avere determinati poi comportamenti che non sono utili al fine, no, della gestione della relazione con mio figlio. Qua mi sono soffermata un pochino su questo periodo, no? Perché comunque, per quanto adesso non siamo più in una fase di lockdown, ci si è riattivati un pochino di più a livello di relazioni interpersonali, i bambini e i ragazzi sono tornati a scuola, quindi c'è, diciamo, una dimensione già diversa rispetto al periodo invece che abbiamo passato, che abbiamo lasciato alle spalle. Sicuramente tutto questo ha messo a dura prova le nostre competenze genitoriali e a ridimensionarci, cioè, come dicevo prima, abbiamo dovuto reinventarci in 8 milioni di ruoli. Siamo stati genitori, siamo stati amici, siamo stati insegnanti, siamo stati un po' tutto per loro in quel periodo, ed è normale che poi ci sia stato un sovraccarico, come dicevo prima, di stress. In questo periodo, tuttora, come dicevo, nonostante comunque, diciamo, la situazione sia migliorata, ci sono tre parole chiave che sono importantissime. La resilienza, proprio perché siamo stati tutti genitori comunque resilienti, siamo sopravvissuti a un periodo particolarmente difficile, probabilmente per alcuni di noi un periodo che non si era mai visto nel nostro rapporto genitoriale, perché molte famiglie mi hanno detto, molti genitori mi hanno detto, non mi è mai capitato di stare così tanto tempo con mio figlio, perché all'interno delle mura domestiche ci si passavano 24 ore su 24, con momenti, certo, dove ci si tagliava qualche spazio individuale, incastrandosi in bagno, chiudendosi in bagno per più tempo rispetto alla normalità, eccetera. Però le condivisioni, i momenti di condivisione, i momenti di per riscoprire anche i nostri figli sono stati tantissimi. Ed è il motivo per cui molti genitori a volte hanno detto ma non mi sembrava, cioè non lo conoscevo così bene mio figlio, cioè perché per alcuni genitori è stata una scoperta. E quindi per molti genitori che hanno coltivato questa resilienza, che possiamo anche noi tuttora coltivare, cioè l'idea che, ok, da questo periodo difficile, da queste avversità, comunque noi possiamo tirare
fuori delle risorse che noi comunque abbiamo insite in noi, perché comunque ribadisco, quando si diventa genitori non ci sono manuali, molte volte mi dicono: ma mi può consigliare un libro per essere appunto genitori perfetti? Io dico: non esistono, quei manuali non esistono, ne hanno fatti di simili, di cose, genitori efficaci, figli felici, tutte quelle cose un po' che ci sono in giro, però cioè, lo sappiamo anche senza andare a leggere quei manuali che a volte si trovano in biblioteca, cioè le risorse le andiamo a scoprire anche poi dentro di noi. Poi a volte, ed è importantissimo, e questo lo dirà Cristina dopo, c'è bisogno di un supporto, c'è bisogno di un aiuto che viene con la terapia proprio per andare a scovare quelle strategie che difficilmente a volte si riescono a vedere, però le abbiamo già dentro di noi. Cioè il lavoro che facciamo io e Cristina a volte è proprio quello di andare a scovare quelle risorse che a volte, come dicevo prima, con quegli occhiali neri che mettiamo, non riusciamo a vedere. Anche perché cioè, chiunque di noi è stato figlio prima di essere genitore, no? Quindi talvolta basta proprio cambiare anche la prospettiva e dire, ok, se nel momento in cui ero figlio, cosa avrei voluto, no? E quindi talvolta ci dimentichiamo di quello che magari avremmo voluto noi, non lo vediamo. Invece talvolta basta ritornare nei panni di quel bimbo, di quel ragazzo e dire, aspetta, a me forse questa cosa mi dà un po' fastidio, era mamma e papà. A me questa cosa invece piaceva, ma non c'era. Quindi anche questo è veramente come la nostra, quello che diceva prima Caterina, è come anche il nostro vissuto. C'è, non lo dimentichiamo, sia in positivo che in negativo, per l'amor del cielo, però dobbiamo sempre utilizzarlo anche come risorsa. Esatto, poi la flessibilità, perché come dicevo prima, essere rigidi in questo periodo era impossibile, cioè ci siamo dovuti un pochino flessibilizzare rispetto a tutti questi cambi di routine, questa normalità che è diventata anormalità, tutte queste incertezze, quindi ovviamente ci siamo dovuti un po' armare di pazienza per comprendere anche questi cambiamenti, adattarci al cambiamento. E poi la responsabilità, che è essenziale, che è quello che dicevo prima, quanto i nostri comportamenti, le nostre emozioni influenzano i comportamenti e le emozioni dei nostri figli. Che quindi questo è un passaggio importantissimo, perché a volte ribadisco, cioè un soffermarsi esclusivamente sui figli, dimenticando quanto effettivamente però se io non lavoro sulle mie emozioni e sui miei comportamenti, poi questo sia dannoso e rischioso. Molteplici difficoltà, come dicevo prima. Conflitti di coppia, cioè spesso sono subentrati conflitti di coppia che ovviamente andavano a incrinare poi il rapporto con genitore-figlio, la condivisione forzata degli spazi, differenti ruoli da ricoprire, il parental burnout, cioè ci sono state tante tante difficoltà e di conseguenza spesso questo ha portato esaurimento emotivo, ci sono comunque genitori che si sono trovati ad affrontare magari una disoccupazione o comunque problematiche finanziarie e questo stress poi l'ha riportato anche all'interno della relazione con i propri figli, perché comunque sono preoccupazioni che a fatica si riescono a simulare o nascondere, che quindi poi emergono anche se verbalmente non lo diciamo. L'utilizzo eccessivo delle tecnologie, cioè i nostri figli dal più piccolino al più grande, quindi non soltanto parliamo degli adolescenti quando diciamo tecnologia, ma anche i bimbi delle medie, delle elementari si sono ritrovati ad abusare del computer e del cellulare. A volte però era faticoso dire no, metti giù il cellulare o il computer perché? Perché vedevano noi genitori, smart working o l'unica modalità che potevamo sentire i parenti o gli amici era il cellulare, quindi ne abbiamo abusato a nostro anche noi come loro, quindi eravamo nello stesso assetto e non si poteva dire non lo fare, perché loro avrebbero detto allora perché lo fai tu? Loro sono ci imitano in tutto. Questo ho voluto mettere questa vignetta perché per me è molto divertente, proprio perché ci sono in verità ancora alcuni genitori che sono in smart working e la fatica poi di ritagliarsi degli spazi a casa. Come dicevo prima, magari c'erano famiglie con case enormi su più piani che riuscivano a dire ok, io vado su e chiudersi un po' nel loro castello. Ci sono altre famiglie che invece hanno dovuto condividere spazi perché ad esempio fratelli magari con la stessa stanza difficilmente si poteva dividerli. E quindi a volte i conflitti fra i fratelli da gestire, quindi allora figlio vieni qua, tu stai con me, lui sta in camera e quindi allora lì non c'era più lo spazio per il genitore. Quindi si sono ritrovati, no? Noi genitori ci siamo ritrovati anche ad affrontare il problema spazio e il problema tempo. E qua infatti è una vignetta proprio
proprio che fa ridere perché a volte hai tutto quello che ti serve bene, riesci a fare i compiti da sola, perfetto, mi metto lì, ho un po' di tempo per me, niente, ho finito, cioè dopo 3 secondi arriva la bimba che ha già finito e quindi è già lì di nuovo con una richiesta di attenzioni che poi bisogna dargli, perché ovviamente era in quella fase non c'erano altre poi alternative, quindi subentrava poi spesso la noia per questi bimbi. Che in cosa si differenziano i nostri figli rispetto a noi genitori? I figli, molti di loro hanno avuto e hanno una limitata conoscenza degli eventi. Tuttora molti bambini, per quanto abbiano capito il Covid, hanno capito cos'è una mascherina, perché la devo usare, perché è importante usarla, però non hanno tutto il quadro della situazione come l'abbiamo noi. Quindi a volte noi siamo spaventati, no? Intimoriti per quello che potrebbe succedere nel futuro, però questo timore loro ovviamente magari non ce l'hanno. Perché? Perché non riescono a prevedere quello che succederà o comunque non sono così informati come noi che magari guardiamo telegiornali, notiziari o siamo spesso collegati con le informazioni per tenerci comunque in linea con quello che succede. Hanno minor capacità di gestire la situazione, quindi hanno bisogno di noi per capire a volte come vanno gestite le cose. Hanno limitate strategie di coping, quindi strategie di coping, cioè strategie per gestire appunto le situazioni, per risolvere, per avere una risoluzione efficace delle problematiche e difficoltà di comunicazione dei propri stati d'animo. Come dicevo prima, verso gli 8 anni i bambini iniziano un pochino ad avere una buona comunicazione dei propri stati d'animo. Prima comunque c'è una difficoltà a verbalizzare l'emozione, è difficile trovare un bimbo di 5 anni che si siede e dice mamma, oggi Francesco mi ha rubato la macchinina, questa cosa mi ha fatto stare molto male perché lui ha mio gran... Cioè, tutto questo tipo di verbalizzazione avviene in un secondo momento. Poi a volte ci sono bambini precoci, però è difficile riuscire a trovare bambini che riescano a comunicare in un modo così efficace come comunichiamo noi adulti. Sì, adesso scusa che ti interrompo solo un attimo perché c'erano due domande, diciamo. Sì. La prima era rispetto a come una madre depressa, diciamo, quali conseguenze di una depressione nella madre, conseguenze sui figli, quali conseguenze potevano esserci. Ok, allora, ma rispondiamo adesso, cosa dici Cristina? Sì, magari prima Preferisci? di iniziare, perché poi adesso c'è questo momento in cui parleremo poi sui sintomi Covid. Allora dai, facciamo così, finiamo magari la parte più teorica, che tanto non manca tantissimo, poi ci soffermiamo sulle domande, poi facciamo più la parte di che interventi ci possono essere, cosa dici? Ok, Sì, se così volete, perché magari poi ne ho un'altra anche... domanda sempre un po' al di fuori di questo, quindi se per voi va bene, aspettiamo un attimo da concludere questo aspetto teorico, prima della parte pratica ci dedichiamo qualche minuto. Esatto. Questo è un po' appunto un diagramma che Cristina ha costruito ad hoc, proprio riassuntivo rispetto a quello che è ciò che abbiamo detto, un po' per riepilogare le cose che abbiamo detto. Quando c'è stata la chiusura delle scuole, non c'è stata solo la chiusura delle scuole, c'è stata anche la separazione da amici e parenti, c'è stata l'esposizione diretta o indiretta ai mass media. Comunque, come dicevo prima, non erano consapevoli al 100% di ciò che succedeva, però al tempo stesso era giusto informarli, quindi venivano comunicate le cose che stavano succedendo. E poi le difficoltà familiari, e questo, come dicevamo prima, ha un impatto sul benessere psicologico dei nostri figli. Di conseguenza sono emerse, no, dei sintomi, come può essere appunto ansia, depressione, disturbi del sonno, poi adesso li andremo a vedere un pochino anche più divisi rispetto alle tappe evolutive ed effettivamente ogni genitore, no? Cioè anche perché poi i figli sono tutti l'uno diverso dall'altro, ognuno a sé stante, e ogni bambino aveva un sintomo poi specifico, magari c'è chi aveva un disturbo del sonno, quindi la fatica ad addormentarsi perché aveva dei pensieri, oppure un altro invece più irritato, più nervoso rispetto un po' alla quotidianità, perché magari il non vedere gli amici o non vedere la nonna era una cosa che lo portava a essere più irritabile. Quindi ognuno poi ha iniziato ad esprimere un disagio diverso. Io qua ho voluto mettere una ricerca proprio anche per cercare di essere anche il più scientifici possibili, dove sono emerse 3 condizioni per me molto molto importanti. Questa ricerca qua proprio ci permette...
permette anche lì di soffermarsi sul fatto di quanto sia importante dare ascolto anche ai propri segnali di malessere, noi genitori, quando non ci sentiamo bene. E un po' già questo, dopo mi riprenderò la domanda che aveva fatto la prima signora rispetto alla depressione, cioè nella misura in cui ho un disagio, inizio ad esprimere un disagio, ovviamente all'aumentare di sintomi o comportamenti suggestivi di stress conseguenti alle condizioni Covid nei genitori, quindi disturbi d'ansia, disturbi dell'umore come la depressione, disturbi del sonno, consumo di farmaci ansiolitici, ipnotici, i dati hanno mostrato un aumento dei disturbi comportamentali della sfera emotiva nei bambini e negli adolescenti. Questo perché, riprendendo un po' l'esempio della spugna, cioè i nostri figli imitano molto i nostri comportamenti e i nostri stati emotivi, quindi ci osservano attentamente, sono spettatori spietati, nel senso che non, a volte cerchiamo di simulare i nostri stati emotivi, i nostri stati d'animo, però difficilmente per loro passano inosservati. E quindi di conseguenza, se io genitore ho un disagio, è normale che questo passi anche poi a mio figlio. Questo non vuol dire che se io sono ansiosa per forza di cose anche mio figlio sarà ansioso, no. Però la mia ansia comunque verrà percepita da mio figlio e di conseguenza magari avrà un pochino più magari di rimugini, di riflessioni, ma come mai la mamma ansia cercherà di capire, di fare domande, di cercare di essere informato rispetto a quello che sta succedendo, o comunque magari diventerà un po' più nervoso, perché a volte quando i bambini o gli adolescenti vedono comunque un genitore un po' in difficoltà, o anche quando comunque, come dicevo prima, a volte simuliamo, nascondiamo un po' il nostro stato emotivo, loro a volte si innervosiscono perché dicono non capisco cosa sta succedendo alla mamma, cosa sta succedendo al papà. E quindi un po' rispondo già, nella misura in cui noi abbiamo un momento di depressione, di forte tristezza, di vuoto, un momento di ansia molto forte, o facciamo fatica a dormire, quindi al mattino siamo stressati, nervosi perché non abbiamo avuto un buon ritmo sonno-veglia, a volte la condivisione, il parlare, dire guarda, la mamma ultimamente è un pochino giù perché a lavorare ci sono un pochino di problemi, in base anche un po' alla motivazione per cui il fattore scatenante rispetto a quel tipo di emozione che si sta provando, quel tipo di difficoltà che si sta provando, con parole ovviamente non tecnico-pratiche terapeutiche, ma con parole semplici, anche in base poi all'età del nostro figlio, perché ovviamente si differenzia anche la comunicazione da un bambino piccolo a un adolescente, però si cerca di condividere il proprio stato emotivo reale, perché simulare o nascondere le proprie emozioni porta a un effetto invece proprio contrario. Quindi se io sono depressa e fingo di stare bene, questa mia finzione risuonerà ancora più strana, metterà più dubbi, dirà perché mamma è così strana con me, cosa gli ho fatto, ma perché è così, boh, non la capisco. Invece comunicare il proprio stato emotivo in modo trasparente, in modo diretto, in modo semplice, in modo pulito, con parole delicate, aiuta veramente a sintonizzarsi, che è un po' una delle prime cose che dicevo prima, che dicevo all'inizio, cioè la sintonizzazione affettiva e la sintonizzazione emotiva, che è un modo per risuonare, cioè per un modo di creare una buona risonanza genitore-figlio o tra genitore e genitore. E anche perché talvolta come genitori ci sembra di proteggerli nel momento in cui nascondiamo dei nostri malesseri, che può essere appunto, ritornando alla domanda, la depressione, piuttosto che un momento d'ansia, piuttosto che un lutto, che purtroppo capita, no? Ma nel momento in cui noi nascondiamo questa cosa è come farli passare l'idea che quell'emozione lì non va bene provarla, no? Cioè, e questo, ad esempio, nel lutto probabilmente è anche più gravoso, perché, come dire, ma no, è una cosa brutta vedere mamma e papà che stanno bene, c'è qualcosa che non quadra, no? Cioè, perché poi i bambini li pensiamo più stupidi di quello che in realtà sono. Cioè, quindi loro hanno solo bisogno di una spiegazione. Come diceva Caterina, nei termini adatti all'età. Ma più noi li teniamo distanti invece dal nostro aspetto emotivo, più loro pensano che questa cosa non vada bene. Cioè, tutto l'aspetto emotivo allora non se ne può parlare. Invece questo, appunto, cioè, penso che possa avere più questo una conseguenza sui figli, piuttosto che la depressione in sé di una madre, come Esatto. chiedeva appunto la Anche signora. perché comunque quando non hanno risposto,
ovviamente poi fanno delle interpretazioni loro e sono molto fantasiosi i bambini, gli adolescenti, cioè nel senso che poi le interpretazioni che fanno a volte sono più catastrofiche rispetto a quello che poi è, cioè quindi vedo la mamma come nell'esempio della signora, vedo la mamma, cioè, che c'è qualcosa che non va, la signora soffre di depressione, io però la vedo strana nei miei confronti, forse non mi vuole più bene, gli ho fatto qualcosa di male, quando in verità probabilmente la signora fatica nella relazione perché ha una problematica sua. Nel condividerlo, io condivido che non è cambiato qualcosa nel rapporto con mio figlio, quindi lo tranquillizzo, lo rassicuro e quella rassicurazione è una preziosa arma poi che utilizzano i bambini, perché allora, ok, allora se non è nulla contro di me, se non ho fatto niente di male, eccetera, magari dopo cercano a volte di prendersi cura di noi, quindi di essere un po' presenti, quindi se non faccio mai il letto, la mamma mi ha raccontato quella cosa, magari mi metto a fare il letto, oppure gli do un bacino prima di andare a letto, cioè dopo diventano, poi ripeto, in base anche all'età, diventano degli aiutanti a volte nella gestione del disturbo, però ci deve essere veramente molta trasparenza. Questo lo dico proprio perché a volte per i genitori è molto difficile questa parte, perché a volte pensano che appunto sia più facile nascondere, perché questo permette di, come diceva Cristina, proteggerli, di tutelarli da un dolore che non crediamo che possano sopportare, ma veramente loro sono molto, molto più, hanno, ma l'abbiamo visto anche col Covid, hanno capacità di adattamento. E si sono adattati in modo veloce, hanno, a volte hanno un adattamento al cambiamento migliore di noi, un modo di delle risoluzioni dei problemi che sono spesso più innovativi delle nostre, cioè sono molto, come dicevo prima, fantasiosi e quindi questo già permette veramente di pure Sì, crescere. mi ricollego infatti rispetto a un'altra domanda che così chiudiamo anche il cerchio di questa domanda, perché c'è un'altra persona che chiede appunto che un figlio che vede la madre in difficoltà ha pensieri ossessivi su come poterla aiutare. Quindi chiede alla persona come aiutare questo figlio, no? Dicendo che però la madre non condivide lo stato emotivo e il ragazzo ha poca autostima. Vedete come in realtà poi loro cercano di aiutarci. Okay, che dal più piccolo al più grande cercano di aiutarci. Ovvio che poi lì il limite sta nel comunque sono io la figura genitoriale. Poi ovvio che il bambino più piccolo il suo aiuto è ti asciugo la lacrima, no? Il bambino più grande cercherà di il ragazzo magari più grande cercherà di fare altro. Che bene, perché vuol dire comunque che sono degli aspetti empatici in realtà dei nostri figli, che non sono da sottovalutare. Ovvio che lì poi c'è il limite nel momento in cui, ok, questo aiuto so che non posso andare a ricercarlo poi il mio figlio, no? E lì scatta poi la nostra richiesta di aiuto, del tipo, ok, lo esprimo, ma poi la richiesta di aiuto la faccio al mio compagno, alla mia compagna, al terapeuta, alla mia famiglia, ma non ai propri figli. Quindi sicuramente è importante anche distaccarsi da questa, esprimo, ma non richiedo. Sono cose un po' differenti. Esatto. Poi continuando un pochino poi con le slide, poi dopo riguardiamo un po' se ha risposto a tutte le domande. Sì, così Un'altra magari infatti cosa, andiamo un esatto, po' più un'altra veloci su cosa questi aspetti. importante che è emersa poi dalla ricerca è anche il fatto che, non so se qua tra i genitori ci sono persone che hanno vissuto questa situazione, però se nella nostra famiglia, quindi se nelle mura domestiche c'era anche la presenza di un nonno, di una nonna o di entrambi i nonni, e a volte questa situazione aggravava un po' il quadro, proprio perché c'era un doversi prendere cura a volte 24 ore su 24 di figlio e di anziani, quindi questo a volte comportava un dover rivestire quel ruolo di caregivers costantemente, quindi quando abbiamo visto prima i diversi ruoli che svolgono i genitori, dopo praticamente era esclusivo quel ruolo lì e quindi questo comportava un maggior disagio o comunque incideva sul benessere genitoriale. La sintomatologia dei bambini sotto i 6 anni. Da questa ricerca è emerso che il 65% dei bambini sotto i 6 anni hanno iniziato ad avere delle difficoltà comportamentali ed emotive, che è comunque un buon numero, non è totalizzante, però il 65% non è poco. Come vedete un po' dallo schema, emerge maggiormente che cosa? Irritabilità, perché comunque spesso sono, li vediamo capricciosi, la difficoltà ad addormentarsi, quindi la difficoltà nel sonno con i risvegli notturni, quindi pianti nella notte da gestire, poi quindi il genitore si sveglia, va a fare la coccola al bambino.
a volte la difficoltà proprio ad addormentarsi, quindi dover stare lì col bimbo per rassicurarlo, perché comunque c'è la paura nell'addormentamento. E anche un po' di ansia da separazione, che è emersa molto anche nel rientro a scuola. Io ho molti genitori che appunto nella mia esperienza clinica mi hanno detto è stato faticoso per i bimbi riportarli all'asilo, perché si erano un pochino, nonostante siano stati un po' quelli che più hanno, meno col fatto che gli asili erano aperti, quindi potevano comunque andare a scuola, sia al nido che alla scuola materna, però c'è stato un attaccamento più morboso anche da parte dei bimbi al di sotto dei 6 anni. Dall'osservazione clinica invece, insomma, io e Cristina che cosa abbiamo osservato? Come dicevamo prima, comportamenti scorretti, comportamenti oppositivi provocatori, quindi sono diventati molto più provocatori, alzavano di più la voce, o comunque facevano, puntavano più i piedi, dicevano più no, vai a metterti in pigiama, no, vieni a tavola a mangiare, no, spegni la TV, no, era tutto no, ed è tuttora tutto no, probabilmente per molti di voi. I famosi capricci, quindi capricci per anche le piccole cose, che a volte lo si può giustificare dicendo vabbè forse è stanco perché è stato all'asilo tutta la mattina, oppure vabbè è stanco, ha giocato tutto il pomeriggio, però il capriccio spesso si ritrova generalizzato in diversi momenti della giornata. Una maggiore agitazione che poi porta a difficoltà di concentrazione durante il gioco, la lettura. Un'aggressività maggiore, quindi sempre un po' in linea, come dicevamo prima, sono un po' più positivi provocatori, un pochino più aggressivi. L'immagine è un po' testimonia, no? Cioè è esemplificativa di quello che stiamo dicendo. Una cosa che è emerso, quindi non solo a livello clinico che l'abbiamo osservato, ma anche proprio a livello di ricerche scientifiche, sono queste regressioni. Cioè, per alcuni bambini c'è stato un po' uno stopparsi o un tornare a una fase evolutiva, una fase, uno step che magari si era raggiunto, come poteva essere quello di allacciarsi le scarpe. Molti genitori magari erano riusciti a raggiungere quello step pre-Covid e adesso notano che invece il bimbo non si vuole più allacciare le scarpe. Queste, le regressioni a volte hanno dei diversi significati, spesso legati anche con l'ansia da separazione o con la ricerca e il bisogno di attenzioni, perché a volte sono regressioni volute, cioè non mi voglio vestire perché voglio che lo faccia la mamma, perché così la mamma è lì ed è lì con me. Oppure in braccio, voglio stare in braccio perché così la mamma si prende cura di me, mi tiene in braccio e mi fa la coccola. Quindi a volte le regressioni sono un modo proprio per attirare le attenzioni, per avere il genitore lì presente, perché durante il Covid cosa anche lì è emerso, che spesso i genitori erano presenti, ma un po' presenti assenti, cioè nel senso che a volte erano orecchi un po' chiusi rispetto ai bisogni dei propri figli, e quindi un po' a volte i nostri figli, che come dicevo sono attentissimi osservatori, cosa succedeva? Che a volte furbamente dicevano no, fermati, regredisco un attimo, allarmo mia mamma sul fatto che non so più fare niente, che non so più vestirmi, non so più lasciarmi le scarpe, che non mangio più, eccetera, così porto preoccupazione e di conseguenza porto attenzione. Quindi in quello i bimbi sono particolarmente abili, infatti nell'età prescolare questa cosa è proprio emersa molto. Tant'è che dico, se è una regressione momentanea, lo dico sempre anche ai pazienti che ho in carico, dico sempre se è una regressione momentanea non stiamo ad allarmarci troppo, teniamola osservata, cerchiamo di rassicurarli anche in merito a quella cosa, ci rimettiamo lì e torniamo a gestire quell'abilità insieme, facciamo squadra. Per quanto riguarda la sintomatologia dei bambini e dei ragazzi sopra i 6 anni, cosa è emerso? È emerso più una sensazione di fiato corto, cioè proprio in merito più a una sintomatologia ansiosa, e sempre delle grandi difficoltà rispetto a il sonno, e poi sono emerse molte somatizzazioni, cioè i ragazzi hanno iniziato, le somatizzazioni sono quando diciamo il disagio lo andiamo a sentire direttamente nel corpo, quindi a volte sono bambini o adolescenti che dicono mal alla pancia, ho mal di testa, ad alcuni bambini è venuta la tosse nervosa, cioè ogni bambino poi una somatizzazione una diversa dall'altro, però sono subentrata anche quel tipo di somatizzazione. Quello che noi invece abbiamo osservato un po' più rispetto alla clinica, quindi ai nostri colloqui con bambini e adolescenti, è proprio l'alterazione del ritmo del sonno, quindi molti adolescenti, molti bambini sono arrivati da me dicendo che fanno fatica a dormire, proprio perché con la tendenza al ritardo di fase. Cosa vuol dire?
Ovviamente vado a letto più tardi, mi sveglio, faccio fatica a svegliarmi il mattino. C'era questa durante la DAD, poi soprattutto, proprio perché i ritmi erano un pochino più sballati, cioè il fatto che si era già a casa, quindi si collegava direttamente al computer, molti ragazzi, molti bambini a volte si svegliavano, cioè la lezione era alle 8, si svegliavano alle 8 meno 5, che nella normalità invece c'è una sveglia precoce con la colazione, la vestizione, cioè si esce di casa, c'è chi prende la macchina, chi va a piedi, quindi ovviamente era un ritmo diverso. L'utilizzo eccessivo dei dispositivi tecnologici, come dicevamo prima, erano l'unico strumento e per alcuni sono ancora tuttora l'unico strumento di relazione. Molti adolescenti che si sono chiusi e ritirati tuttora fanno molta fatica a riaprirsi, nonostante si possa tornare a fare la passeggiata in centro, fare l'aperitivo, oppure andare a mangiare una pizza fuori. Per molti ragazzi questo è un aspetto faticoso, si sono proprio un po' isolati e di conseguenza sono arrivati a rifiutare un po' le relazioni o a mettere in dubbio le loro capacità di relazionarsi. Meno contatti interpersonali, quindi appunto il fatto di questo un po' questo isolamento, questa chiusura, la difficoltà nell'andamento scolastico, perché per molti la DAD è stata una passeggiata perché si riusciva a copiare meglio, però per altri è stata molto faticosa perché richiedeva una concentrazione, un'attenzione, che forse ve ne state rendendo conto anche voi, che a volte stare dietro a un computer, per quanto sembra comodo perché si è a casa e si è più comodi, si riesce a farsi un caffè, il bicchiere d'acqua, eccetera, però è faticoso, richiede una concentrazione, una capacità comunque di avere anche proprio un'attenzione costante che non è facile, come magari il rapporto invece all'interno di una scuola, in un banco seduto dove posso fare una chiacchiera con l'amico. Frustrazione, rabbia, depressione, noia. Noia l'abbiamo detto prima, la depressione proprio perché comunque già il fatto di essere isolati porta a depressione, porta a un vuoto, cioè il vuoto relazionale a quell'età, l'età scolare, adolescenziale, è una cosa che rende molto triste, ma come anche il non fare sport per un ragazzo. Mi tolgono il calcio, la mia ragione di vita è il calcio, perché lì mi sento capace, mi sento autoefficace, mi tolgono il calcio, mi tolgono i tornei, le partite. Ovviamente vado in uno stato di depressione, uno stato di frustrazione. E la rabbia perché a volte per loro era difficile capire comunque la situazione a fondo, quindi si arrabbiavano con noi genitori o si arrabbiano con noi genitori, quando magari sono un po' pensivo, dicono: "No, dai, non andare alla festa di compleanno di Gianni che è comunque in casa, siete in sei, non mi sento tranquillo, comunque potrebbe essere". Quindi questa preoccupazione la dico a mio figlio si arrabbia con me, dice: "No, non capisci, vedi adesso che posso tornare ad andare alle feste, non mi fai andare". E quindi a volte è difficile anche questo tipo di relazione, cercare di far capire anche quando poi effettivamente poi gli mettono un po' dei muri. Poi ci sono anche, abbiamo voluto comunque inserire anche i bambini con bisogni speciali o dei precedenti disturbi, che, come può essere un disturbo dell'apprendimento, un autismo o comunque anche disturbi emotivi. Cosa è successo? Sono le difficoltà scolastiche sono diventate maggiori, maggiore irritabilità, maggiore aggressività, maggiore ritiro sociale, un aumento della sintomatologia preesistente, quindi magari appunto se già prima soffrivo di depressione, il Covid mi ha portato a soffrire ancora di più di depressione, ma questo sia nell'adulto che nel bambino, cioè se sto lavorando su attività piacevoli, stare all'esterno, lavorare su sulle relazioni, mi bloccano tutti questi aspetti, ovviamente anche lì ho una regressione perché non riesco a migliorare laddove stavo lavorando e quindi di conseguenza c'è stato questo aumento della sintomatologia. Noi genitori, un po' queste cose le abbiamo già dette, come è normale che sia in una situazione come questa, nel gestire questo marasma, come ci siamo sentite e come ci stiamo sentendo? Ci sentiamo insicuri, ci sentiamo spesso inadeguati, spesso facciamo fatica a comprendere, empatizzare con i bisogni dei nostri figli, come dicevo prima nella vignettina che vi ho detto rispetto a voglio andare al compleanno del mio amico, siamo in sé, non capisco perché non mi fai andare a casa di questo mio amico, eccetera, eccetera. A volte si fa fatica a empatizzare, cioè nel senso che le nostre motivazioni per noi sono molto importanti, perché se poi c'è il rischio che si ammala, che prende il Covid, dopo lo porta a casa, magari poi fa ammalare il nonno, c'è tutto un pensiero di questo tipo, mio figlio però ha giustamente un bisogno di socializzare, ha un bisogno di reinserirsi in un contesto sociale e di conseguenza in quel momento c'è una difficoltà di comprensione reciproca.
A volte c'è rabbia, perché quando poi si puntano i piedi, i figli sono insopportabili, quindi a volte ci arrabbiamo perché ci mettono il muso per cose che per noi sono magari semplici e banali. Ed è per quello che, come dicevamo prima, la comunicazione è la prima componente fondamentale, diciamo, di gestione dei conflitti e degli stalli relazionali. Tristezza. Perché a volte si va a letto e si è un po' tristi, no? Magari si cerca un'apertura, un canale comunicativo con i nostri figli, ci chiudono la porta in faccia e questo ci rende tristi perché veramente lì ci mettiamo in discussione come genitori, diciamo, sto sbagliando tutto. Cioè, a volte arriviamo a quelle generalizzazioni molto dolorose, a quelle svalutazioni che ci fanno stare molto male. La mancanza di controllo, cioè a volte la fatica a riuscire a controllare quelli che sono i comportamenti e gli atteggiamenti dei nostri figli. Difficoltà nel sonno, perché anche noi come genitori ne abbiamo risentito, perché andando a letto con tanti rimugini e tante ruminazioni si fa fatica a prendere il sonno veloce, poi magari c'erano dei risvegli notturni o comunque un risveglio più precoce rispetto alla normalità, cioè quindi anche questo ha creato comunque turbamento e traumi genitoriali, perché dobbiamo pensare che adesso abbiamo parlato in modo generico dei genitori, ma c'è chi comunque durante questo periodo ha perso delle persone care, ha perso dei familiari e quindi questo è stato un grosso trauma. Anche il fatto che durante il lockdown, durante la fase proprio più critica, non si poteva neanche fare il funerale o andare in ospedale a salutare magari la propria mamma o il proprio papà deceduto. Quindi questo ha creato una grande sofferenza e a volte gestire un trauma genitoriale senza farlo passare ai nostri figli è una cosa pesante, una cosa faticosa e quindi è per quello che, come dicevamo prima con Cristina, la comunicazione a volte ci permette di tranquillizzare rispetto al mio stato emotivo. Poi non sono loro che devono fare il grosso del lavoro, dopo c'è la terapia, dopo ci sono gli amici, dopo c'è il compagno, però quello fa la differenza, perché sennò veramente dopo vanno su di sé, iniziano a dire mamma ce l'ha con me, mamma non mi parla più, mamma non mi dà più attenzione, arrivano le regressioni, come dicevo prima, quindi dopo è tutto un cane che si morde la coda. Infatti, un po' per ritornare, adesso volevamo vedere un attimo di domande, poi dopo finiamo con una parte più pratica perché siamo un po' tirati con i tempi. In realtà, appunto, qualsiasi problematica, sintomatologica o meno, del genitore sicuramente ha delle piccole conseguenze sul figlio, o almeno sul momento. Il punto è come le gestiamo, che poi vanno ad influenzare più o meno il figlio a lungo termine, no? Quindi sia per quanto riguarda la depressione di un genitore, come chiedeva appunto la signora, sia quando appunto notiamo dei pensieri ossessivi, cioè magari nel malessere genitoriale il figlio inizia ad avere dei pensieri ossessivi su come può aiutare il genitore. Quindi sicuramente questo è, facciamoci attenzione, comunichiamolo e chiediamo aiuto. Okay? E questo sicuramente un po' i passaggi brevi, diciamo, che possiamo accennarvi stasera. Qua poi in realtà c'era una domanda più da figlia, no? Cioè rispetto no? Con una madre anziana che pretende che io figlia mi occupi di lei, come non sentirsi in colpa? Questo è più un aspetto appunto di figlia, no? Perché anche io probabilmente mi metto in un'ottica da figlia, ma anche poi da genitore, che no? Probabilmente dico, cavolo, lo vorrei anch'io che i miei figli si prendessero cura di me, no? E quindi lì scatta un meccanismo non solo da genitore, ma proprio da figli, su cui questo è bene occuparsi, su che ruolo ho io, no? Quando Caterina diceva, vediamo le diverse bolle che io sono, perché io sono una persona, sono una lavoratrice, un lavoratore, sono una madre, sono una figlia, sono un'amica. Ovvio che tutte queste bolle non possono essere efficaci al 100% ovunque, no? Cioè, quindi è anche dirsi fin dove posso arrivare, darmi anche dei limiti, che poi posso dare anche al mio genitore, come in questo caso, ad esempio, a una madre anziana che effettivamente richiede uno sforzo veramente talvolta molto grande, ma questo è ancora di più, forse, come figlia, in questo caso, chiederei aiuto, perché diventa veramente difficile poter gestire tutte quelle bolle di cui parlavamo. Esatto, c'è un po' lì, infatti come diceva Cristina, a volte la mamma pretende che io figlia mi occupi di lei, però davvero io devo occuparmi, questo devo Mutato. occuparmi, quindi vedremo anche perché le doverizzazioni sono un po'
una parte critica di ognuno di noi, quindi devo prendermi cura di mia mamma, ma sono proprio sicura che sia l'unica possibilità, che sia l'unica bolla su cui io ruoti, cioè che a questo punto io passi la mia quotidianità magari come priorità la gestione di mia mamma, quando a dire il vero magari posso delegare, chiedere una mano, adesso non so a che età abbia la madre, però a quel punto il supporto da parte di anche della società, cioè nel senso chiedo una badante o chiedo a un parente di poter andare ogni tanto a trovarli, in modo tale a volte di avere degli spazi miei personali, perché ricordiamoci che prenderci cura anche di noi stessi, darci a volte anche come priorità, è veramente poi una delle cose che poi portano, no, a farci stare bene, far stare bene le persone con cui interagiamo, quindi in primis i nostri figli o comunque nel caso suo che è figlia, con nostra madre. Se io mi occupo di mia mamma, però il mio stato emotivo è di nervosismo perché in quel momento magari volevo essere da un'altra parte, alla fine probabilmente mi sentirei più in colpa lì piuttosto che sentirmi in colpa nel prendermi un po' di spazio, che è giusto che a volte noi genitori ci prendiamo, noi figli ci prendiamo. Sì, poi come a volte, perché c'era un'altra domanda, no? Rispetto al se ho dei genitori per niente comunicativi, come imparare ad esserlo? Ricordiamoci sempre che sono relazioni, ok? Quindi una relazione si è in due barra più persone. Quindi io posso metterci un pezzo mio, ma non posso costringere l'altro ad avere la reazione che mi aspetto io. Quindi sicuramente ci sono persone che riescono ad essere più comunicative e altre meno. Ok, si può sempre imparare un po' di più a sviluppare questa risorsa, ma talvolta forse se mi metto prima io in questo tipo di atteggiamento, appunto comunicativo in questo caso, posso forse riceverlo dall'altra parte. Ovvio che questo non lo possiamo dare per scontato, perché non è che se io mi comporto bene banalmente con le altre persone, questo vuol dire che incontrerò solo persone che si comportano bene con Esatto. me, no? E poi qui, così dopo ci riattacchiamo al pezzo successivo, cioè le difficoltà comunicative sono anche ad esempio un tassello della terapia, cioè ad esempio rispetto all'assertività, una comunicazione più efficace, anche con i genitori si lavora molto su gli stili comunicativi assertivi piuttosto che passivo-aggressivo, perché è importante. Tantissime, a volte non si hanno, diciamo, per la propria storia evolutiva, come dicevamo prima, le capacità, no? Perché non ci sono state insegnate, perché comunque non siamo riusciti ad apprenderle nel migliore dei modi, quindi la comunicazione è insufficiente, la comunicazione è inadeguata, e a volte cosa succede? È importante anche dire, ok, sento che ho bisogno di lavorare su quel pezzettino, quindi se lei è, mi sembra di capire, figlio o figlia, quello che può suggerire è, credo che sarebbe importante per voi anche un pochino lavorarci sopra, cioè anche provare a consigliare di farsi aiutare da altre persone, perché a volte è qualcosa che, su cui bisogna andare a lavorare un pochino in modo più serrato, un pochino più in modo terapeutico. Sì, in maniera esterna anche poi alla famiglia, alle dinamiche familiari. Ma un'altra persona chiedeva un po' rispetto alla paura di diventare genitore se abbiamo avuto una famiglia disfunzionale, quindi come fare per superarla. Questa è sicuramente una paura di per sé legittima. Ok, ma questo, come dicevamo prima, noi non per forza siamo la copia dei nostri genitori, no? Ma anzi, forse ancora di più sappiamo cosa sono le cose che ci hanno fatto soffrire. Quindi proprio per questo può essere in realtà una risorsa. Quindi dire, ok, so che non ho imparato magari a alcuni aspetti più affettivi, alcuni aspetti normativi da parte dei miei genitori, ma so cosa avrei voluto in quella fase lì da figlio. Quindi, anzi, questo forse a volte può essere una buona risorsa per mettersi in gioco anche di più come genitori. Esatto, anche Perché? perché in quel caso non si è ancora diventati genitori, quindi non si sa cos'è essere un genitore, ma si sa cos'è essere un figlio, quindi probabilmente c'è maggiore empatia rispetto a quelli che sono i bisogni di un figlio. È normale che, come dicevamo prima, sicuramente se abbiamo avuto genitori disfunzionali, questo ha inciso, no, su di noi, ma spesso, come dicevo prima, se c'è una buona comunicazione con il nostro compagno, si cerca di trovare un compromesso, spesso anche lo stesso
stile genitoriale più brutto o le esperienze genitoriali più difficili avute nella nostra infanzia, nella nostra adolescenza, riusciamo a modificarli in modo tale che poi la nostra modalità sia invece quella più efficace per i nostri figli. Già il fatto, come diceva Cristina, di essere consapevole rispetto a delle difficoltà che ci sono state nella sua famiglia, questo la porta ad avere un po' un campanello d'allarme, quindi probabilmente a comportarsi in modo differente rispetto a quello che è stata la modalità che lei ha vissuto, che ha assorbito durante la sua crescita. Abbiamo una domanda un po' più tecnica, ma anche un po' ampia. Diciamo che ci vorrebbe una serata solo per questo, su quali sono gli effetti sui figli di uno stile di attaccamento ambivalente. Ora, non possiamo, per chi non sapesse cosa stiamo parlando rispetto allo stile di attaccamento ambivalente, aprire una cartella rispetto a questo, perché veramente ci vorrebbero ore. Però, Kate, due cose proprio, magari sull'effetto, no? Sui bambini. Allora, sicuramente, cioè, allora, avere uno stile di attaccamento ambivalente è un po', si ricollega un po' al discorso che dicevamo adesso dell'essere prevedibili e dell'essere trasparenti. Cioè, quando siamo ambivalenti nella modalità in cui accudiamo, e poi lo stile di attaccamento poi si forma nei primi anni di vita, che quindi è essenziale, adesso giusto per essenziale cercare di far sì che sia un attaccamento più sicuro possibile, proprio perché stile di attaccamento ambivalente porta a una difficoltà nel prevedere i comportamenti della mia mamma o del mio papà. E di conseguenza io vengo su con una cornice indefinita. E a volte questo nei bambini o nei ragazzi nella crescita si riversa, no, con effettivamente una sintomatologia che può essere dall'ansia, dalla depressione. Cioè sono bambini che faticano, no, ad avere dei punti di riferimento. Quindi, nella misura in cui io do, prima magari do un attaccamento sicuro, quindi sono presente affettuoso, poi non sono più presente, questa crea un disorientamento che nel tempo poi si riversa proprio rispetto ai comportamenti e alle emozioni dei bambini. Adesso sto cercando di essere generica, Cristina, se vuoi aggiungere qualcosa, però l'ambivalenza proprio crea disorientamento, come in tutte le cose. E Quindi questo anche poi nelle disorientamento. relazioni future, diciamo, no? Cioè, ovvio che sì, purtroppo ci Infatti, vorrebbe sto più cercando di tempo. dare una risposta velocissima perché c'è la parte adesso più, diciamo, pratica e Sì, siamo. l'ultima domanda, diciamo, abbastanza veloce rispetto a questa è la persona che scrive, un insegnante, che dice che ha un bambino con un padre violento e chiede come poterlo rassicurare. Sicuramente, cioè in questo mi permetto di dire che è difficile poter lavorare con i bambini con queste problematiche a casa. Quindi, al di là di tutto un aspetto di mettere in sicurezza il bambino, che quello ovviamente è la prima cosa, no? Che essendo insegnante penso che anche la persona sappia che c'è tutto un aspetto di assistenza sociale che ci viene incontro nel momento in cui noi abbiamo questi dubbi. Da un punto di vista invece all'interno proprio della scuola è cercare di farlo sentire un porto sicuro, almeno quello, perché se a casa manca la scuola veramente, perché noi non possiamo pensare alla scuola solamente come un aspetto di insegnamento. Sì, impariamo l'italiano, impariamo la matematica, la storia, tutto quanto, ma c'è un aspetto educativo fondamentale all'interno della scuola, quindi dobbiamo pensare a chi abbiamo davanti e anche ad altre necessità, perché poi non gli servirà niente saper fare 2 più 2 se poi non avrà sviluppato altre risorse da un punto di vista affettivo o relazionale, no? Quindi sicuramente penso che creare un ambiente per lui sicuro dove poter anche sfogarsi, no? Poter esprimere, cioè, quindi creare proprio dei piccoli spazi dove anziché magari quel giorno imparare la matematica, facciamo qualcosa di più inclusivo all'interno della classe, magari non prendendo la persona nello specifico, ma parlando di emozioni banalmente, no? Esatto, sì. Ok, allora direi che rispetto alle domande che abbiamo avuto fino adesso abbiamo risposto a tutte, se non erro. Adesso giuro che non vi rubo tanti minuti ancora perché so che è ora di cena. Allora, quello che diceva prima appunto la collega era anche rispetto a cosa possiamo fare anche noi,
genitori, ma anche noi terapeuti per voi. Sicuramente uno degli obiettivi che noi ci imponiamo sempre è quello di imparare a riconoscere alcuni dei nostri pensieri, alcune emozioni, comportamenti che noi abbiamo, anche al di là della genitorialità, ma perché questo sicuramente ha un'influenza sul nostro essere genitore, sempre, perché noi non possiamo dividere le due cose, la persona dal genitore una volta che lo siamo. Quindi imparare anche a riconoscere qual è il mio stile genitoriale, qual è la mia modalità genitoriale nel bene e nel male, perché come diceva prima Caterina ci sono alcuni aspetti in cui magari pecchiamo di più, alcuni aspetti in cui invece magari non ci diciamo pat pat bravo, questa cosa sei bravo tu. Come nelle coppie genitoriali è importante anche andare a incastrarsi, ci sono genitori più predisposti a una determinata risorsa e altri meno, quindi andiamo a incastrarci, questo è importante riconoscerselo. Cioè, secondo me la consapevolezza è la parte più importante dell'essere genitore e il farsi tante domande, cioè, e non vado liscio come l'olio, ma io cosa ho fatto oggi con mio figlio, cosa ho fatto per mio figlio anche, no? E vedere anche gli aspetti tutti positivi, oltre che dire vabbè, forse questa cosa potevo farla meglio, va bene, imparo da questo, senza metterlo da parte, ma soprattutto quello che noi, in quanto perlomeno possiamo fare per voi, è proprio quello di imparare a rispondere a un aiuto, perché molte volte il genitore dice, ma no, vabbè, molte volte ci si trova fuori da scuola e sembra che tutto vada sempre benissimo, no? No, ma con mio figlio è tutto bene, tutto fantastico, così, e quindi a un certo punto dice, no, forse sono solo io il problema. E questo ci porta a chiuderci e non chiedere aiuto. Quindi anziché affrontare il problema, me lo tengo per me, lo minimizzo, lo nego. Quindi sicuramente la nostra figura di psicologi e psicoterapeuti si occupa sia di quello che è il disagio o un disturbo del genitore, oltre che dei figli, ma anche ci occupiamo anche della promozione di un benessere. Quindi trovare anche insieme delle strategie che possono essere più o meno utili rispetto al bambino che abbiamo di fronte, perché poi appunto c'è una varietà infinita, no? Quindi noi non possiamo pensare che quello che diceva Caterina, non c'è un manuale, perché noi siamo singoli e i nostri figli sono singoli. Quindi c'è quella strategia che per quel genitore rispetto a quel figlio può andare bene. Quindi non c'è una generalizzazione, diventa difficile e proprio minima anche. Quindi noi in particolare io e Caterina abbiamo appunto questo gruppo di lavoro che si chiama Genitori Efficaci, lavoriamo sia per quanto riguarda di per sé i figli, quindi in particolare appunto Caterina, ma ci occupiamo sia della coppia genitoriale che del genitore singolo, ok? Quindi è importante anche suddividere questa cosa, perché talvolta è bene lavorare in sincro, talvolta è bene lavorare anche su un genitore perché magari è una difficoltà specifica di quella persona nello suo essere genitori. Talvolta invece è fantastico il lavoro che si può fare su una coppia, perché proprio è l'incastrare due esseri genitori differenti. Quindi nella coppia poi lavoriamo sia altre colleghe, in realtà più che noi, lavoriamo su quella che è la pregenitorialità. Quindi proprio sul diventare, prima di diventare un genitore. Lavoriamo sui problemi di gestione rispetto a disturbi specifici anche, difficoltà di cooperazione, come dicevamo prima, un genitore che ha determinate risorse, determinati limiti, l'altro ne ha altri, quindi cerchiamo di metterli insieme, come nella gestione dei cambiamenti, che può essere sia una separazione, sia un cambio di un trasloco, un cambio di scuola, ci possono essere tanti cambiamenti nella vita, guardate l'ultimo anno, no? Quanti cambiamenti ci ha portato. Lavoriamo poi anche sul genitore singolo, sia sulla gravidanza, anche sulle difficoltà che ci possono essere in gravidanza, sia sulla depressione postpartum, che ricordiamo sempre, io questa cosa la dico sempre perché ci tengo molto, non è solo delle madri, ok? Perché talvolta nella società si tende un po' a sminuire il ruolo del padre, a metterlo un po' da parte, invece noi ci teniamo molto anche a dar luce a questo problema, perché in realtà la depressione postpartum c'è anche nell'uomo, che non, anche se non partorisce fisicamente, ma è presente nel parto, è comunque un evento anche per lui, quindi non dimentichiamoci anche di questo. Poi di conseguenza anche tutte quelle sensazioni di impotenza, di incapacità, che queste vanno poi
lungo tutto l'arco di vita dei nostri figli, oltre che a volte, soprattutto in quest'anno, l'esaurimento delle risorse, perché siamo arrivati a dei momenti in cui veramente anche le nostre risorse erano andate quasi scomparendo. Quindi andiamo a lavorare un po' su come riacquisirle, ma soprattutto in che modo andiamo a lavorare su in che modo i nostri pezzi di vita come genitori ci possono influenzare, perché questo c'è una linea in questo. Questo non vuol dire che se i miei genitori sono, come dicevamo prima, stati disfunzionali, allora io lo sarò. Ma possiamo lavorare su cosa voglio e non voglio per i miei figli, no? E quindi, come dicevamo, appunto, anche percorsi individuali sull'infanzia, l'adolescenza, sulla prima età adulta, anche proprio per quanto riguarda i nostri figli. In particolar modo, in realtà, noi nell'ultimo anno e mezzo ci siamo occupati dei gruppi terapeutici per genitori, che sono basati su quella che è la terapia razionale emotiva, che dopo vediamo brevemente un po' meglio, ma il nostro obiettivo qual è? È quello di riconoscere e correggere alcune convinzioni che noi definiamo erronee o irrazionali per quanto riguarda proprio le pratiche educative. Questo è un tipo di terapia che noi utilizziamo anche in individuale, ma l'abbiamo traslata per quanto riguarda le pratiche educative, quindi sulla genitorialità. Di conseguenza anche insegnare ai genitori alcune abilità di problem solving, come si diceva prima, alcune strategie per gestire in maniera più efficace alcune situazioni conflittuali con i propri figli. Terapia razionale emotiva, infatti, nasce grazie appunto ad Albert Ellis, che è il padre della terapia cognitivo-comportamentale, quindi diciamo che è racchiusa in questa cerchia, e si basa proprio sull'idea che la nostra sofferenza nasce proprio da alcune credenze, alcune valutazioni che noi facciamo degli eventi, ok? Quindi interpreto un evento in un determinato modo, quella interpretazione mi porta a una determinata sofferenza. Quindi se noi in terapia, sì, individuale o di gruppo, come nel nostro caso anche, mettiamo in discussione proprio quel tipo di pensiero, quindi andiamo a creare delle condizioni in cui pensare in maniera più razionale, in maniera più flessibile, più scientifica, sicuramente aumentano, è stato visto proprio scientificamente, che aumentano le probabilità di vivere poi una vita anche più appagante, senza focalizzarsi su alcuni pensieri proprio irrazionali, dal quale poi entriamo in un loop, anche di rimuginio talvolta. Quindi poi tutti noi abbiamo messo un po' di esempi di alcuni che sono i pensieri che troviamo spesso nei genitori che vediamo, e di conseguenza anche delle emozioni che riportano. Cioè, perché se devo pensare che, non so, mio figlio mi ha risposto male, si è chiuso in camera, per me questa è una cosa terribile, mi farà provare una tristezza incredibile. È terribile. È brutto. Ma è veramente così terribile se lo mettiamo su una scala di terribilizzazione? Cioè, anche l'idea di pensare che io devo riuscire a fare tutto per i miei figli. Che ansia! Cioè, quanto è realistico, no? Pensare che io possa riuscire veramente a fare tutto. Cioè, diventa veramente difficile. Quindi qua abbiamo solo messo degli esempi di alcuni pensieri che spesso ritroviamo. Quindi, appunto, dicevamo, cerchiamo un po' il gruppo, e questo si riprende un po' l'idea di come il gruppo aiuti molto a livello genitoriale, no? Perché non si è più lì a raccontarsi che è tutto bello, tutto fantastico, ma ci sono anche delle difficoltà. E abbiamo visto nei gruppi che abbiamo fatto che questa è la cosa che ha aiutato maggiormente anche, no, Caterina? Cioè, le nostre mamme e papà ci dicevano, cavolo, oh, finalmente posso parlare di alcune cose che non va, perché a scuola sembra tutto fantastico per tutti gli altri genitori. Quindi questo è il potere del gruppo su cui noi veramente ci teniamo tanto, perché abbiamo visto veramente, in generale, il gruppo ha questa efficacia. Nei genitori forse ancora di più. Quindi dal gruppo partiamo proprio dalle esperienze personali, quindi non è un gruppo teorico, è un gruppo dove noi partiamo dalle esperienze personali dei partecipanti per creare poi tutta la linea teorica delle credenze irrazionali, e da lì insieme iniziamo a metterle in discussione e creare un po' una risposta più razionale, più adattiva.
che ci porta poi alla possibilità di mettere in pratica anche delle abilità differenti, perché se io continuo a focalizzarmi solo su una credenza che però mi porta a disagio, poi faccio fatica a trovare una strategia migliore anche. In particolare il nostro gruppo è articolato in 8 incontri. Attualmente siamo ancora in modalità online. In realtà è una cosa un po' in itinere, doveva partire in presenza, però dobbiamo capire un pochino gli aspetti tecnici proprio della pandemia. Però sono 8 incontri, di cui uno è individuale, un po' per capire la motivazione e le necessità della persona che fa la richiesta. Poi ci sono 6 incontri di gruppo a cadenza settimanale di 1 ora e mezza, in cui facciamo proprio tutto quello che ci dicevamo prima, i nostri obiettivi, e poi un incontro invece a distanza di 3 mesi dalla fine del percorso, un po' per rivedersi, un po' per vedere se le tecniche che noi, di cui abbiamo parlato, un po' i frutti che hanno dato, no? Quindi l'ipotesi è quella di far partire a ottobre un ulteriore gruppo appunto per l'autunno 2021. Questi sono i nostri contatti per qualsiasi informazione, sia per il gruppo sia per qualsiasi informazione a livello genitoriale. Okay? Quindi trovate sia le nostre mail che i nostri numeri di telefono. Quindi senza problemi. Teoricamente, per chi fosse interessato al gruppo, la partenza è nella seconda metà di ottobre. Quindi chiediamo magari entro la metà di ottobre di scriverci per iniziare a raccogliere un pochino le adesioni. Così nel mentre speriamo appunto di capire se farlo online o di persona. Quindi sicuramente nelle prossime settimane avremo anche più notizie rispetto a questo. La cosa potente, concludo Cristina, la cosa potente del gruppo che abbiamo notato, proprio dei gruppi dei genitori, è proprio il fatto del non giudizio, cioè di sentirsi comunque accolti in un ambiente con altre mamme senza l'idea che, oddio, chissà cosa penseranno di me, perché ognuna delle mamme, no, anche dell'ultimo gruppo che abbiamo fatto, si sono messe molto in gioco, tant'è che dopo hanno creato un gruppo WhatsApp e tuttora si sentono, perché effettivamente c'è questa comprensione proprio a 360 gradi, cioè dove ognuna si mette in gioco senza l'idea che ho di fronte a me una mamma o un papà perfetto. Cioè è stato molto bello il fatto di non creare un ambiente di giudizio, che come diceva Cristina è una cosa che poi in tutti gruppi c'è, però è sempre una cosa bellissima da vedere ogni volta che parte un gruppo, vedere quanto si collabori, si coesistano diverse persone, ma che tutte comunque siano lì in modo accogliente. Sì, ovvio che ai nostri gruppi può partecipare sia il genitore singolo, quindi o la mamma o il papà, o anche la coppia genitoriale, quindi cioè, siamo abituati un po' a prendere tutte queste cose, perché talvolta appunto chi ha bisogno, se è in due, uno deve stare anche con i bambini magari, quindi magari partecipa o solo il papà o solo la mamma. Chi ha la possibilità può anche partecipare invece in coppia genitoriale, senza problemi, anzi. Direi che abbiamo detto tutto. Vi abbiamo tirato un po' per le lunghe. Esatto, ma perché io sono logorroica e prolissa, quindi mi perdo sempre nei meandri delle chiacchiere. No, mi speriamo piace, che sia stato utile, e sicuramente, insomma, speriamo che anche le informazioni rispetto alle domande che vi abbiamo fornito, le domande che ci avete fatto e le risposte che vi abbiamo fornite siano state, diciamo, utili. E vi ringraziamo per la partecipazione. Ci dispiace non vedervi. Che sembra sempre di parlare al nulla in questi casi, però vi sentiamo. Aspetta che c'era. Ah, ok, c'erano alcune persone che ci ringraziano, ringraziamo noi voi perché a quest'ora della sera siete ancora qua ad ascoltarci. E speriamo di esservi stati utili. E vi auguriamo intanto buona serata.